Cristo è risorto, è veramente risorto e noi possiamo cantare alleluia. Sì, davvero, questa notte è stata la più bella di tutte le notti. La notte che non ci ha portato alla tristezza ma alla gioia. La notte che ha visto splendere la luce della risurrezione. Ed ecco, il cammino di questi giorni sembra terminare, sembra finire. Semplicemente abbiamo cercato di farci condurre a scoprire il volto di colui che è la nostra salvezza, il volto del Signore Gesù. Lui è lo sposo che nel mezzo della notte viene ad incontrare la Chiesa sua sposa, e quanto più noi ci inseriamo in questo mistero della Chiesa sposa del Signore Gesù, possiamo essere partecipi di questo canto nuziale dell'alleluia. Oggi è il giorno davvero dello splendore. Puoi accendere la luce che puoi aver messa nel tuo luogo di preghiera. Puoi davvero esultare vedendo la bellezza di questa piccola fiamma che illumina. Puoi oggi trovare spazi di gioia, di condivisione di questa gioia. Oggi è il giorno in cui finalmente scopriamo che colui che ha lottato per noi ha vinto. Ha vinto e ci dona di essere partecipi della sua vittoria. Davvero, oggi per noi è un giorno speciale. È un giorno anche che vince l'oscurità di questo tempo che viviamo, che ci sembra di separazione, di lontananza. Oggi, in Gesù risorto, la Chiesa si sente unita come un solo corpo e dobbiamo vivere la bellezza e la forza di questa comunione, perché la Pasqua non solo è Gesù che risorge, ma è anche la Chiesa che si manifesta in tutto il suo splendore, come colei che è raggiunta dalla bellezza dello sposo, dalla luce dello sposo, e se ne lascia illuminare il mondo, può vedere questa comunione profonda che unisce tutti i credenti in un solo corpo. È il mistero della Chiesa in questo giorno della Pasqua, e noi la celebriamo in modo speciale, non tanto e non solo nella messa come facciamo di solito, ma anche e soprattutto questa sera, celebrando quando tornano le tenebre la luce che vince ogni tenebra. La notte per noi non è più notte, perché c'è una comunione che ci tiene sempre uniti, quella che viene dal Signore Gesù, che nella forza dello Spirito Santo ci rende un solo popolo in Lui.